Sono Graziano Del Rio, sindaco di Reggio Emilia e presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, presidente dei sindaci italiani. Allora, io sono Teresa Petrangolini, sono il segretario generale di Cittadinanza Attiva, movimento di partecipazione civica molto concreto, molto attaccato alla realtà e molto interessato all'articolo 118 della Costituzione. Dice che i vari componenti della Repubblica, i comuni, le regioni, eccetera, devono favorire l'iniziativa dei cittadini secondo i principi di sussidiarietà, cioè devono favorire l'iniziativa dal basso, in sostanza, favorire l'aggregazione dei corpi intermedi, favorire il loro protagonismo nella vita civile. L'articolo 118, ultimo comma, dice che le istituzioni tutte, dallo Stato al singolo comune, devono favorire, non solo vedere di buon occhio, ma sostenere, accompagnare la capacità dei cittadini di organizzarsi autonomamente per risolvere problemi di interesse generale. È un cittadino attivo, è un cittadino che pensa che può fare qualcosa per l'interesse comune, per i beni comuni, cioè pensa che anche il suo problema, che può essere quello di non avere le strisce pedonali o di dover stare vicino a un'area pubblica dove ci sono solo buche e disservizi, pensa che risolvendo il suo problema lui può anche dare un contributo alla collettività. Non devi essere un eroe, però avere la forza di dire io non lo faccio solo per me, ma lo faccio anche per tutti gli altri. Un cittadino attivo è un cittadino che si sente responsabile della sua comunità, che ha fiducia, che trasmette fiducia nelle istituzioni. È un cittadino che si sente, che la costruzione di un edificio è sempre il frutto di tanti mattoni che lo costituiscono ed è convinto di essere uno di quei mattoni della costruzione di un edificio solido come una comunità. Beh, secondo me intanto cerca di fare una riflessione culturale, cioè ci deve essere un senso di parziale inadeguatezza da parte dell'ente, perché deve essere convinto che ha bisogno del punto di vista di chi vive i problemi più da vicino, di chi li vive sulla propria pelle. E quindi è un'amministrazione che sa riconoscere una competenza al cittadino, sa valorizzarne le potenziali soluzioni e sa verificare insieme a lui gli effetti delle cose messe in campo. Non sta proprio benissimo. È molto più facile attuarlo a livello comunale, soprattutto nei piccoli comuni, nei municipi delle grandi città. Cioè è più facile trovare dei punti di incontro tra la voglia dei cittadini che vogliono migliorare le condizioni della propria zona e le autorità più vicine. Vedo grandi difficoltà quando si passa a dei livelli più alti, soprattutto per esempio a livello nazionale, in fondo l'unica attività che riguarda l'attuazione dell'articolo 118 è quella di riuscire a promuovere un quadro legislativo che lo favorisca. La finanziaria del 2007 siamo riusciti a introdurre il comma 461 dell'articolo 2 che prevede una funzione dei cittadini sussidiaria, come intende l'articolo 118, nella gestione dei servizi pubblici locali. I cittadini sono presenti in ogni fase dell'organizzazione di un servizio pubblico locale. Questo è stato sicuramente una grandissima conquista a livello nazionale. Il problema è che poi devi attuarlo e poi cominciano gli ostacoli, perché in Italia esiste poco spazio per i cittadini, molto spazio per la politica politicante, molto spazio per la corruzione, molto spazio per tenere le cose nascoste, e questo incide. Abbastanza male. Credo che sia poco passata nei comuni, negli enti, l'idea della capacità e della competenza dei cittadini, da un lato. Dall'altro lato sta passando in alcuni casi invece un esercizio di delega, cioè si pensa che i cittadini, per il solo fatto di essere cittadini o di essere famiglia o di essere associazioni di volontariato, siano in grado di risolvere tutti i problemi. E quindi non ci si preoccupa di rinforzare questa capacità di aiutarla a crescere, perché come tutte le cose importanti e delicate, anche il potere di cittadinanza va rinforzato, va valorizzato, gli va data reputazione sociale. Per esempio, bisogna fare in modo che le buone pratiche di cittadinanza siano visibili, secondo me. Questo non viene fatto spesso dai comuni. 10 anni nuovi.
10 anni in cui si parte da lì per rafforzare una nuova stagione nel paese, che è anche quella poi che i comuni chiedono allo Stato, cioè una stagione di maggiore autonomia nella responsabilità. Una nuova stagione culturale per poter fare fruttare questo articolo 118, nuova determinazione da parte degli amministratori giovani che arriveranno, una determinazione che forse è più facile nei prossimi 10 anni di come sia oggi, perché le nuove tecnologie e una serie di altre modificazioni dello status antropologico e dello status sociale stanno favorendo la crescita del cosiddetto potere laterale, cioè di un potere non più dall'alto verso il basso, ma di un potere fianco a fianco. Gli enti devono imparare a fare governance e non semplicemente a fare gestione. Le città devono essere vissute sempre più come città di persone e di cittadini competenti e sempre meno come città vissute da clienti e da consumatori. Questo salto culturale è quello che si richiede per poter fare una vera rivoluzione. Secondo me sarebbe bello che in Italia ci fosse un ministero che si occupa di promuovere e di favorire la partecipazione dei cittadini, la sussidiarietà, il ruolo attivo dei cittadini, perché se non c'è una volontà politica forte, addirittura dalle istituzioni nazionali, che propone, favorisce, spinge, dà spazio a questo modo di agire del cittadino nella cosa pubblica, che forse è diventato il modo più moderno di fare politica in Italia, è difficile che queste cose vadano avanti in maniera coordinata. Non avrebbe senso fare un ministero per una cosa inesistente, ma siccome i cittadini attivi ci sono, ce ne sono tanti, si muovono, si organizzano, sarà il caso di dargli lo spazio che loro meritano.